Lauren Perkins era felice con i due gemelli che aveva in grembo, ma quando il dottore ha scoperto la verità sulla sua gravidanza, è rimasta senza parole. Iscrivetevi al canale e guardate il video per conoscere la sua storia. Lauren e suo marito David vivevano a Houston, in Texas. Erano felicemente sposati e, come molte coppie, sognavano di costruirsi una famiglia numerosa. Sfortunatamente, dopo un anno e mezzo di tentativi, non erano ancora riusciti a concepire un figlio. David si è accorto quasi subito che l'umore di sua moglie ne stava risentendo gravemente. Non era più la donna allegra che avevo conosciuto, perché era sempre focalizzata sulla mancanza di bambini. Sorrideva sempre di meno, ed ero sicuro che l'avrei persa in un vortice di depressione. Dovevo fare qualcosa, ha dichiarato David. Per questo motivo, ha organizzato una vacanza in Nicaragua con la moglie. In quel periodo, la coppia ha conosciuto nuovi amici e vissuto tante esperienze interessanti. Tra le persone con cui David e Lauren hanno stretto amicizia, c'era anche un gruppo di fedeli in viaggio spirituale. Una sera, mentre pregavano insieme, i fedeli hanno chiesto alla coppia se volesse condividere qualcosa col gruppo. Lauren ha confessato le sue difficoltà nel concepire un figlio, pensando che la notizia sarebbe rimasta confinata al gruppo. Non poteva sapere che il giorno dopo uno dei fedeli avrebbe condiviso la loro storia con un pastore del Nicaragua. L'uomo ha agito in buona fede, sperando che il pastore pregasse per la coppia e riuscisse ad aiutarla dall'alto della sua posizione nella chiesa. Quando Lauren e David hanno scoperto che la loro storia era passata di bocca in bocca, hanno provato un forte imbarazzo. Quella sera la coppia ha partecipato alla messa nella chiesa locale, dove il pastore ha fatto i loro nomi davanti a tutti. Diversi fedeli hanno posato le mani sulle loro spalle e hanno pregato insieme affinché riuscissero a concepire un figlio quanto prima. Dato che pregavano in spagnolo, Lauren e David hanno faticato a seguire i versi della litania, ma poco prima che ripartisse per il Texas, il pastore l'ha presa in disparte per sussurrarle delle parole incoraggianti. Secondo lui, Dio aveva un piano meraviglioso in serbo per lei e presto le avrebbe rivelato le sue intenzioni. Al rientro, Lauren e David hanno fatto un tentativo con l'inseminazione intrauterina. È un trattamento che offre soltanto il 25% di possibilità di successo. E per questo, marito e moglie lo hanno affrontato con poche speranze. Qualche settimana dopo, però, si sono dovuti ricredere. Durante una visita di controllo, i dottori hanno confermato che Lauren era incinta. Nello stesso momento, però, hanno rivelato anche valori preoccupanti di HCG, inusuali in una gravidanza normale. La futura mamma si è sottoposta ad ulteriori esami con trepidazione e le analisi hanno rivelato una sorpresa inaspettata. I valori alterati erano sintomo di una gravidanza plurigemellare. Lauren non riusciva a credere alle sue orecchie. Dopo tante notti insonni passate a piangere e pregare, finalmente avrebbe avuto non solo un figlio, ma due o tre. O così pensava, perché i colpi di scena non erano ancora finiti. Quando si è presentata per l'ecografia, Lauren era sicura che lo schermo le avrebbe mostrato i cuoricini di due gemelli. Durante la visita, però, il dottore è impallidito ed è rimasto in silenzio per diversi minuti. Spaventati, i futuri genitori gli hanno chiesto il perché della sua reazione. Ancora stupito, il dottore ha spiegato di aver contato cinque battiti diversi. Lauren e David si sono scambiati uno sguardo scioccato. Non riuscivano a credere che avrebbero avuto cinque gemelli. E facevano bene, perché qualche minuto più tardi il dottore ha riesaminato le immagini sullo schermo e ha annunciato che Lauren aveva in grembo sei bambini. La coppia ha esultato per la notizia, ma poi il medico ha spiegato che le gravidanze plurigemellari possono rivelarsi molto pericolose sia per la mamma che per i nascituri. Per evitare rischi, Lauren e David avrebbero potuto ridurre chirurgicamente il numero di feti nel grembo materno, aumentando le loro possibilità di sopravvivenza. La coppia però ha deciso di affidarsi al Signore e di lasciare che la gravidanza facesse il suo corso naturale. Lei e David sapevano che le difficoltà non si sarebbero esaurite alla fine della gravidanza, ma per fortuna hanno potuto contare su parenti e amici. Molti hanno donato pannolini, latte in polvere, tutine e culle per sostenere la coppia prima dell'arrivo dei gemelli. Purtroppo, alla 29esima settimana di gestazione, i medici hanno scoperto che uno dei bambini era in cattive condizioni di salute. Quando abbiamo ricevuto la notizia, ci siamo sentiti morire. Non volevamo che i nostri figli soffrissero.
Così abbiamo continuato a pregare. Abbiamo pensato che era stato Dio a donarci quei bambini. Quindi lui stesso avrebbe fatto il possibile per salvarli, ha dichiarato David. I dottori hanno riscontrato anche che la pressione sanguigna di Lauren era pericolosamente bassa e hanno deciso di ricoverarla subito all'ospedale pediatrico di Houston. Nelle settimane successive, le analisi hanno rivelato un peggioramento nelle condizioni della futura mamma. Così, i dottori hanno scelto di procedere con un parto anticipato. Il 23 aprile 2012, Lauren ha messo al mondo i suoi 6 gemelli tramite parto cesareo, 3 maschietti e 3 femminucce. I neonati sono venuti alla luce in soli 140 secondi grazie agli sforzi combinati di 35 professionisti. Andrew, Allison, Benjamin, Caroline, Leah e Levi sono arrivati con 10 settimane di anticipo e portati subito nel reparto di terapia intensiva neonatale. Ciascuno di loro pesava tra i 400 e i 900 grammi. Il caso di Lauren aveva una probabilità di 1 su 4 miliardi di realizzarsi con successo, e molti dottori hanno reagito con stupore di fronte alla buona salute dei neonati. Non mi aspettavo di vederli subito, ma poche ore dopo il parto, gli infermieri mi hanno permesso di salutare i miei bambini uno per uno. Ho potuto stringere le loro dita minuscole e mi sono sentita esplodere il cuore di amore, ha dichiarato Lauren. I gemelli hanno dovuto trascorrere diverse settimane nelle incubatrici per recuperare il tempo che non avevano potuto passare nel grembo materno. La prima ad essere giudicata forte abbastanza per lasciare l'incubatrice è stata Allison. Quando ho potuto prendere in braccio la mia bambina, mi sono sentita per la prima volta una mamma. Tenerla stretta al petto mi ha riempito di una gioia che non avrei mai potuto immaginare, ha raccontato Lauren. I gemelli si sono ristabiliti lentamente e hanno sorpassato il periodo più critico in ottime condizioni. Dopo Allison, anche Benjamin e Caroline hanno potuto raggiungere i genitori a casa. Lauren e David hanno cominciato a fare pratica con loro in attesa che il resto della tribù venisse dimesso. Dopo circa 4 mesi, altri 2 gemelli sono stati autorizzati a tornare a casa con mamma e papà. In ospedale è rimasta soltanto la piccola Lea, la più minuta tra i gemelli, che durante la gravidanza aveva dovuto lottare con i suoi fratelli per il nutrimento e lo spazio nella pancia della mamma. I suoi gemelli l'avevano fisicamente oppressa per tutto il tempo, riservandole soltanto una piccola parte del nutrimento necessario. Come conseguenza, il suo cervello non si era ancora sviluppato completamente. I medici le hanno trovato inoltre delle cisti nella testa che occupavano lo spazio dove si sarebbe dovuta espandere la sua materia cerebrale. La piccola ha dovuto affrontare anche un intervento all'intestino. Nonostante le difficoltà, Lea si è ripresa completamente e alla fine ha raggiunto i suoi fratelli a casa. Il giorno delle dimissioni, il personale ospedaliero le ha organizzato una festicciola d'addio per celebrare quella piccola guerriera. David e Lauren avevano finalmente tutti i bambini a casa e hanno capito subito che sarebbe stato difficile crescerli senza un aiuto esterno. Per fortuna, amici, parenti e vicini si sono offerti per dare una mano ai neogenitori, donando non solo beni di prima necessità, ma anche tempo ed esperienza. Lauren e David hanno anche espresso pubblicamente la loro gratitudine al personale ospedaliero, che ha lavorato strenuamente per assicurare il benessere dei gemelli durante e dopo la gravidanza. Lauren aveva pregato per un paio di bambini, ma alla fine Dio l'ha benedetta con 6 gemelli meravigliosi. Cosa pensate di questa storia? Ditecelo nei commenti.